Grazie Signore Gesù che ci ha fatto riposare e ci ha eclissato nel sole della Divina Volontà. Ci abbandoniamo in te per continuare questo giro, che tu ti dici ci vuole grande abbandono. Allora vieni Gesù, vieni a continuare questo giro in noi per poter ricevere in noi il tuo atto presente ed in atto in ciascuna cosa creata, per poterlo fare in vita nostra e potertelo offrire in tanti modi diversi, come lode, come ringraziamento, come amore, come riparazione, per tutte le creature. Allora, io il sommario non ne ho bisogno perché ce l'ho qui di fronte a me, lo vedo. Vedo tanti vuoti, un vuoto di cielo, terzo, cristallino, non c'è niente, tutto vuoto, tempestato di stelle bellissime. Ah, la fede, la speranza, la carità, la rassegnazione, la pazienza, la conformità, l'obbedienza. Vedo anche l'umiltà. E poi vedo il coraggio, la pace, il distacco, quante belle costellazioni. E tutte queste stelle, pur essendo interconnesse, ognuna fa il proprio corso, ognuna è luce dell'altra, ognuna è forza dell'altra, e ognuna sta fissata nel proprio corso. Lo vedo, è bellissimo. Vedo anche tante lune, tenere, pazienti, belle, dolcissime, piangenti ma amanti, speranti, certe che il sole sorgerà. Infatti il sole è sorto. Vieni sole della Divina Volontà, vieni a sorgere in me, perché io in te decido e confermo di voler fare tutto, operare sempre solo nella tua volontà. Pertanto Gesù dice: il mio sole sorge, la mia vita resta moltiplicata in ogni tuo atto. E questo è il sole della Divina Volontà, che fa tanti effetti, infiniti ed incommensurabili. Sapete però cosa mi è venuto in mente? Che mi è bastata un 5 minuti di pausa, che già mi sono distratta, mi sono stancata. Allora mi è venuto in mente, no? Tutti i difettucci, le cose della nostra umana volontà, come tante nuvolette che si mettono davanti al sole. Davanti al sole, vedo un po' di nuvoletta. Tonino, anche te c'è la nuvoletta, eh? Io ho una bella nube qui che dice: sono stanca, me ne voglio andare a casa. Poi c'è un'altra nuvoletta del pensiero di se stessi, un'altra nuvoletta, chissà. Allora di cosa abbiamo bisogno adesso? Abbiamo bisogno del vento che le porti via. Bravissima, via, via, via. Allora vieni atto di vento, vieni atto di vento, atto chiamato vento. Vieni a fugare, vieni a dissolvere le nubi che rendono, come dice Gesù, meno vivida la luce del mio sole sulla faccia della terra. E allora questo vento è l'atto attuale, no? Con l'atto preventivo sorge il sole, però dice: l'atto preventivo può essere oscurato dalla vanagloria, dalla stima propria, dai difettucci, dalla propria volontà, eccetera, che sono come nubi innanzi al sole che rendono meno vivida la sua luce sulla faccia della terra. Ed allora entra in campo l'atto attuale. L'atto attuale non è soggetto a nubi, anzi, dice Gesù, ha virtù di diradare le nubi se ce ne sono e di far sorgere nuovamente il sole sulla faccia della terra, ma un sole ancora più bello di prima, un sole ancora più luminoso di prima, altrettanti nuovi soli, uno più bello dell'altro. Pertanto, mi piace pensare, no? Che l'atto preventivo e l'attuale e l'atto attuale sono come il sole che sorge e poi il vento che fuga le nuvolette, perché il sole continua a brillare. L'atto preventivo. Lo ripetiamo, eh? Comunque, per andarcelo a vedere, no? Perché è importante, stiamo parlando di un passo
Corto, corto, ma tanto bello e importante. Volume 14, maggio 27, 1922. Atto preventivo e atto attuale. Allora, con l'atto preventivo, che è la nostra decisione, il nostro fonderci nella divina volontà, all'inizio del giorno, e diciamo: Gesù, decido, confermo che voglio solo fare la tua volontà oggi, e la voglio fare con la tua stessa volontà. Vieni, sono divino, vieni a sorgere in me. Poi faccio il caffè, mi suona già il telefono, faccio andare al lavoro, nuvolette, nuvolette, grigie, luminose, un po' buie, pioggia. E allora che cosa abbiamo a disposizione? L'atto attuale. Gesù, atto attuale che cosa vuol dire? Nell'atto in cui viviamo ogni istante, ancora dobbiamo chiamare la divina volontà, memory dell'atto preventivo che abbiamo già fatto. Ah Gesù, lo so che adesso c'ho una bella nube qui proprio davanti agli occhi, però Gesù, io nella tua volontà te l'ho detto, l'ho protestato all'inizio di questa giornata, allora via, via nuvoletta. E Gesù, lungi dal dispiacersi, è felice, contento, perché la nostra debolezza che ha prodotto quella nuvoletta ci dà l'opportunità per fare un nuovo atto, per fare sorgere un sole ancora più bene. Allora le nostre miserie, le nostre limitazioni, lungi da essere ostacoli, sono le opportunità, sono il trampolino per farci amare la nostra miseria, perché la nostra miseria ci dà l'opportunità, è la voglia, il desiderio, è il bisogno assoluto di tuffarci ancora e ripetutamente nella divina volontà. E con quest'atto attuale sorgono altrettanti nuovi soli, anzi più belli, più variati, più luminosi. E dice Gesù, entrambi però sono necessari. Quindi con l'atto preventivo che previene, che cosa si fa? Si formano le basi. Cioè, ehi, qui c'è un cielo vuoto, pieno di stelline, c'è la mamma, c'è il sole di Gesù, il sole della divina volontà. Con questo viviamo tutta la giornata. Allora, l'atto preventivo forma le basi, dà la mano all'atto attuale, cioè ogni istante della nostra giornata c'è già la mano del preventivo, che lo tiene sorretto. Dice Gesù, l'atto preventivo forma il piano dell'attuale, dà la mano all'atto attuale. L'atto attuale, che è quello che sto facendo adesso, e farò tra 3 secondi, e ne farò più possibile, speriamo uno ogni secondo, sicuramente uno quando vede le nuvolette, che cosa fa? Conferma ed espande il piano del preventivo. Si danno la mano. Come dire, quest'atto iniziale, dice Gesù, lo decido e lo confermo. E allora già mi mette nella pace. Bene, sono assicurata. C'ho la mia polizza. Poi quando ci troviamo in panne con la nostra volontà, riprendiamo questo atto, riattualizziamolo, per questo si chiama attuale, lo riattualizziamo, lo rifacciamo vita, così che sorge in un nuovo il sole della divina volontà. Entrambi sono necessari. Allora il primo l'abbiamo chiamato atto di sole che sorge, il preventivo. L'attuale l'abbiamo chiamato atto di vento che fuga le nubi. Pertanto ogni giorno quanti soli, quanto vento formiamo in noi? Infatti ci sono tanti tipi di vento. Dice Gesù, nella mia divina volontà troverai il vento impetuoso, il vento forte e impetuoso. Che fa il vento forte e impetuoso? Che ci sveglia dal letargo della nostra umana volontà, che ci fa camminare, ci fa muovere. Talita cum, alzati figlia mia, no, non è morta, sta dormendo, su, forza. Talita cum, vento impetuoso, no? Addirittura un vento impetuoso che ci fa per risorgere se siamo pure morti in nostra umana volontà. Lazzaro, vieni fuori! Un vento impetuoso. L'atto di vento della divina volontà è impetuoso, il richiamo della coscienza, no? La potenza della grazia che ci arriva attraverso i sacramenti, sono vento impetuoso, in tanti modi diversi. Anche vento freddo, dice, a volte la creatura ribolle di tante passioni, ci vuole il vento freddo della mia volontà
che raffredda, che spegne il fuoco delle sue passioncelle. Allora il vento divino della divina volontà, l'atto divino chiamato vento, ne abbiamo bisogno in tutte le forme. Abbiamo bisogno dell'impetuoso che ci scuote. E quanti venti impetuosi ci manda Gesù ogni volta? Tramite il richiamo del superiore, il richiamo della mia coscienza, la circostanza che mi riporta ai miei sensi, la verità che mi viene alla mente, la parola di Dio che mi colpisce il cuore. È pieno di vento impetuoso. Tutti ce ne dà, ci dà il vento freddo, che è la forza per vincere la tentazione. Nella preghiera, le nostre passioncelle che vorrebbero reagire, che vorrebbero gridare vendetta, dice: calma, Gesù ci mette nel congelatore, vento freddo, spegni questi fuocherelli qui. Il fuocherello delle nostre passioncelle si lo spegne, però vuole accendere il fuoco dell'amore di Dio. Allora ci manda il vento caldo, il vento infuocato del fervore, dei favori della grazia, della luce dello Spirito Santo, che ci fa infuocare, no? Di amore per Gesù. Quanti tipi di vento che ci manda la Divina Volontà, quante belle forme di questo atto di vento che fa la Divina Volontà in noi. Vento rinfrescante. Oh, la pace, la quiete, la Divina Volontà, come in un mare. Noi ci troviamo nel mare della Divina Volontà con una barchetta a vela e il vento della Divina Volontà ci sospinge e noi ci lasciamo andare. Dice Gesù: con questa barchetta sembra che non ti muovi, eppure hai varcato tutto il mare. Addirittura Gesù, Luisa diceva, quando lei bruciava della pena della privazione, non sentiva la presenza, per quanto Gesù fosse presente, lei sentiva questa pena della privazione che Gesù stesso predisponeva in lei, perché il regno della Divina Volontà va concimato, va ottenuto, va fecondato con il sacrificio completo dell'umana volontà di una creatura. Questo grazie, Luisa, per tutta la pena che hai sofferto per noi, unita a quella di Gesù e di Maria. E allora che cos'è che costituiva per Luisa un vento rinfrescante? Lei lo scrive e dice: quando non ne potevo più per la privazione di Gesù, l'unico mio sollievo, l'unico venticello fresco che mi dava un pochettino di sollievo era il mettermi a girare nelle sue opere. Allora anche noi, nella preghiera, nel girare negli atti della Divina Volontà, possiamo trovare il vento rinfrescante della Divina Volontà. Vento rinfrescante, quante belle forme di vento che c'ha. Ce n'è anche un altro, ci viene in mente il profeta Elia, no? Quando se ne scappa sul monte, se ne va in una grotta, dice: basta, è finito, questi mi vogliono uccidere, io mi nascondo, non ne posso più. E il Signore manda l'angelo: mangia, ok, mangia questo pezzo di pane, si rimette a dormire. Elia: mangia ancora questo. Dice: ok, no, voglio morire, non ce la faccio più, basta, questi qui non mi ascoltano, mi vogliono soltanto uccidere. Esci fuori da quella grotta, vieni, che il Signore arriva. Lui esce fuori, tuoni, incendi, lampi, terremoti. Non c'è, il Signore non era nel tuono, non era nell'acqua. Poi a un certo punto, silenzio assoluto, quella brezza leggera, impercettibile. Il Signore nella brezza leggera. La brezza leggera, che è il sussurro dello Spirito Santo, è l'atto più sublime del vento della Divina Volontà, quello appena intercettibile, quello che si fa sentire soltanto nella pace, nella quiete, nel silenzio, nell'ascolto assoluto. Allora con il nostro dolcissimo, carissimo Padre, Santo Elia, vieni Padre Elia, profeta Elia, vieni insieme a noi, aiutaci a sentire questa brezza leggera.
volume 19. Mi sentivo tutta impicciolita in me stessa e cercavo di fondermi nel santo voler divino, per correre presso di esso per tenergli compagnia nel suo operato e ricambiarlo almeno con il mio piccolo ti amo. Ora, mentre ciò facevo, il mio dolce Gesù, uscendo da dentro il mio interno, mi ha detto: figlia mia, coraggio, non badare alla tua piccolezza. Quello che deve starti a cuore è il tenere la tua piccolezza nella mia volontà, perché stando in essa resterai sperduta in essa, e la mia volontà, come vento, porterà nel tuo atto la freschezza che possiede, come refrigerio a tutte le creature. Porterà il vento caldo per infiammarli del mio amore. Porterà il vento freddo per smorzare il fuoco delle passioni. Ed infine porterà il vento umido come vegetazione del germe della mia volontà. Non hai mai sentito tu gli effetti del vento? Come sa cambiare l'aria quasi istantaneamente, dal caldo al freddo, dall'umido ad un'aria fresca e refrigerante. La mia volontà è più che vento, ed i tuoi atti in essa, agitandola, muovono i venti che contiene e producono mirabili effetti. Ancora, venticello rinfrescante del giro continuo nella Divina Volontà, dal volume 16, 20 gennaio del 24. Figlia mia, se ti opprimi, perderai l'attenzione al giro, ed il mare del mio volere, non sentendosi agitato dai veloci giri della mia piccola barchetta, ti brucerà di più e spasimerai di più per la mia privazione. Invece, se giri sempre, sarai come quel dolce venticello che, mentre porterai refrigerio al nostro fuoco, ti servirà per raddolcire lo spasimo che soffri per la mia privazione. Atto di vento. Lui fa: vieni con noi, costituisciti come tu fai, atto primo di ogni nostro atto. Vieni, Luisa, a farci sentire gli effetti di questo atto di vento, atto impetuoso che ci scuote dal nostro letargo, atto freddo che smorza, vento freddo che smorza il fuoco delle nostre passioni, vento caldo che ci infiamma di amore per Dio e il prossimo, vento rinfrescante che ci aiuta nella difficoltà, nelle pene della nostra vita giornaliera, e anche quella brezza leggera che è la voce dello Spirito, che la sentiamo nella pace e nel silenzio più assoluto. Io sento una corrente, vedo questi venti meravigliosi che scorrono dentro di noi. Atto di vento. Entriamo in un altro atto della Divina Volontà. Quest'atto lo chiamiamo mare. Oh, ieri abbiamo passato molto tempo nel mare della Divina Volontà. Per chi era, abbiamo passato tutto un pomeriggio tuffandoci nel mare della Divina Volontà di tutti gli atti di Nostra Madre Santissima. Siamo entrati, come faceva lui se stesso, nei mari di Maria Santissima. Ne abbiamo individuati alcuni, no? Mari di potenza nel suo fiat mihi, mari di sapienza nel suo osservare tutto nel proprio cuore, mari di carità del suo amore materno, mari di virtù, tutte le virtù di Nostra Madre Santissima, la freschezza della grazia, la bellezza che rapisce il Creatore, la pazienza invitta, la dolcezza rapitrice, l'umiltà profonda, la carità perfetta. Mammina mia, tienici in questi mari. Mari di preghiera di Nostra Madre Santissima, di adorazione, mari di dolore, regina di tutti i dolori, non delle sette spade ma di milioni di spade, i dolori di Nostra Madre Santissima, mari di gioia, mari di gloria. E quindi, Mamma Santa, tienici insieme con te e portaci dentro il mare della Divina Volontà
questo mare che è la volontà di vivere in atto con tutte le sue qualità, la vastità, la purezza delle acque cristalline, la profondità. Diceva Nostra Madre Santissima ieri, io facevo come il mare, che fuori non si vede niente, e dentro c'ha tesori e tesori e tesori e tesori, abissi di profondità e di tesori. Facevo come il mare. Addirittura Nostra Madre Santissima è stata concepita nei mari di potenza del Padre, mari di sapienza del Figlio, mari di carità dello Spirito, ed è rimasta protetta ed è cresciuta in questi mari. Tienici con noi, Madre Santissima, in questo mare che è nascondimento, perché la vita nella Divina Volontà è vita nascosta, non è vita che suona la tromba, è vita di nascondimento, vita semplice semplice, perché ciò che è grande e altisonante agli occhi del mondo, per Dio spesso a volte vale ben poco. E ciò che è nascosto e incomprensibile agli occhi del mondo, per Dio ha un valore inestimabile. Tienici, Madre Santa, nascosti insieme con te nel mare della Divina Volontà. Questo mare poi mormora sempre, un mormorio continuo. E Gesù dice a Luisa, il mormorio della tua preghiera sia continuo, come il mormorio delle acque. E anche quando sembra che si alzino delle tempeste, no? Dice, guarda il mare, si alza una tempesta, il Titanic, boom, l'ha inghiottito. Anche se non era una tempesta, ma una collisione con un iceberg. Ma di tempeste ce ne sono state. Povero San Paolo, ne ha conosciute qualcuna, quante naufragi che ha fatto, coraggio. Tante tempeste che buttano, inghiottono navi, inondano città e paesi, poi il giorno dopo, come niente fosse successo. E allora questo atto di mare della Divina Volontà ci dice che pur nelle tempeste della vita, nel profondo, nell'intimo della nostra anima, dove regna e troneggia il Fiat, sì, le tempeste l'anima le vede e le sente, le soffre, ma non la intaccano nel profondo. Perché dice, la mia volontà porta con sé la sicurezza. Perché nella mia volontà l'anima resta sicura, perché la sua nobiltà è divina, la sua origine è il cielo, la sua santità è celeste. E io stesso la proteggo e dico a chiunque vuole turbare, qualsiasi cosa voglia mandare in tempesta, nessuno la tocchi. La mia volontà è intoccabile, è intangibile, tutti devono onorare e adorare la mia divina volontà. La divina volontà porta con sé la pace e la sicurezza, pur nelle tempeste della vita. Anzi, proprio nelle tempeste della vita viene glorificata ancora di più la divina volontà. Se tutto fosse calmo e bello, invece nelle tempeste della vita, nella profondità del mare della Divina Volontà, restiamo al sicuro e nella pace. Allora dobbiamo invocarlo questo atto di mare in noi, perché io mi lascio agitare dalle tempeste e pare a volte che vogliono penetrare nel mio intimo e non mi fanno pregare. No, no, vieni atto di mare, nasconditi nelle tue profondità, nei tuoi abissi, così anche se in superficie ci sono le onde alte, io me ne vado giù e non si muove niente. Allora invoco l'atto di mare. Oh, com'è bello il mio e il tuo mare. Oh, come resta indietro il mare della terra, perché esso mormora, ma non racchiude nel suo mormorio il cielo, il sole, il vento, tutto, ma solo i pesci. Invece il mare del mio volere ed il mormorio della tua preghiera in esso racchiude tutte le mie opere. Perché la mia volontà divina, il cielo, il sole, le stelle, il mare ed altro, le tiene tutte in sé, come nel suo proprio pugno, e mormorando con la tua preghiera in essa, le trovi tutte. Questo vuol dire che il mare della Divina Volontà ha una proprietà che il mare della terra che viviamo non c'ha, che è chiamata unità, di cui abbiamo fatto cenno ieri. È una proprietà particolare per cui in qualunque goccia di questo mare trovo tutto il mare. È un mare che contiene
cielo, terra, stelle, prati fioriti, tutte le opere stanno in questo mare. Allora l'importante è che io mi trovi dentro questo mare, non importa in quali correnti, in quale zone, se nel Pacifico, nell'Oceano Atlantico o nel Mediterraneo. Se sto in questo mare, in qualunque goccia o corrente mi trovi di questo mare, io trovo in essa tutto il mare. Questa è la proprietà dell'unità della divina volontà che dice Gesù, vuol dire tutto nella mia volontà, in ogni atto racchiudo tutti gli atti. Pertanto l'importante è che noi siamo in essa, perché stando in essa muoviamo tutto il mare. Dovunque, ogni volta che la divina volontà si muove per fare un atto, tutta si muove, non una sola parte di essa, si mette tutta in moto, tutto in movimento. Pertanto un nuovo ti amo nella divina volontà. E Padre, Figlio, Spirito Santo, cielo, terra, prati, tutte le creature, nostra Madre Santissima, gli angeli santi che gridano ti amo. Tutto si mette in moto, tutti fanno lo stesso atto. Quindi dentro una goccia di questo mare io ci trovo tutto il mare. Entriamo nell'atto di terra. L'atto di terra che lo sentiamo vicino, come fosse la nostra natura, no? E siamo, Adamo è stato fatto dal suolo della terra. E qui troviamo le parole del profeta Isaia, no? Ecce ego, mitte me, che vuol dire ecco, manda me, che sono l'ego delle parole del Verbo, seconda persona della Santissima Trinità, nel concistoro della Trinità Sacrosanta, che dice dobbiamo salvare le nostre creature, dobbiamo andarle a salvare, dobbiamo non soltanto redimerle, ma dobbiamo riportarle allo stato di origine, glorificarle, ricevere tutti noi stessi dalla creatura. Chi lo farà? Chi potrà fare? Il Verbo dice Padre, eccomi, manda me, sono pronto alla missione, e si incarna, scende sulla terra. Per questo la terra è terra santa, terra benedetta, terra feconda, terra che scorre con latte e miele, terra promessa, perché calpestata dalle suole santissime, dai piedi santissimi di nostro Signore Gesù Cristo, impregnata del suo sangue. Pertanto anche la terra nostra, della nostra umanità, è terra. Quindi prendiamo quest'atto di terra che è un atto in cui la terra si fa scavare, fa formare solchi, si fa aprire, eppure non reagisce per poter piantare i semi, per poter produrre vita. Allora diciamo, anch'io voglio essere atto di terra, sì, come nostra Madre Santissima. Aiutami, Madre Santissima, a farmi lavorare, scavare, solcare, arare dalla Divina Volontà, affinché possa piantarti il suo semino e possa dare molto frutto, e frutto che non abbia fine. Atto di terra. La mia Divina Volontà, dice Gesù, giunge a velarsi di terra per rendere la creatura ferma, affinché l'uomo possa sicuro camminarvi sopra. E a volte la terra sente la necessità di rompere quel velo che la copre, e facendo uso del suo dominio scuote la terra e nasconde nel suo seno, col suo impero, città e genti, affinché l'uomo conosca che dentro quella terra, sotto i suoi piedi, c'è una volontà imperante, dominante, che ama e non è amata. Perciò, parlandovi della mia volontà, ti parlo spesso della creazione, perché essa è vita di tutte le cose e per mezzo di essa dà vita a tutti. Ecco, questo ci dice che anche noi vogliamo ricevere questo atto di terra per essere creature feconde, creature che si lasciano lavorare, che si lasciano arare per piantare il seme divino della divina volontà, che formi e fecondi tanti frutti. Entriamo in tutti i frutti, le piante, e tutto ciò che troviamo nel mondo vegetale, tutto troviamo, tutte le opere del nostro creatore.
E vogliamo anche noi essere terra feconda che produce i frutti 12 volte all'anno. Quindi, come facciamo atti nella divina volontà? Si producono nuovi frutti, nuovi atti divini, nuove vite divine. L'albero della vita di cui parla la Genesi, di fatto, è Gesù Cristo stesso. Dopo il peccato ci è stato impedito l'accesso all'albero della vita, l'uomo stesso che si è tagliato fuori non ha potuto più accedere all'albero della vita. C'era l'angelo con spada infuocata e roteante che impedisce l'accesso all'uomo all'albero della vita. Però la Sacra Scrittura finisce con l'Apocalisse in cui l'uomo torna ad avere accesso all'albero della vita. Possiamo entrare nella umanità di Gesù che è albero della vita e che produce frutti che restano. Ecco, vogliamo ricevere l'atto della divina volontà anche in tutte le vite animali. Gli animali della terra, anche lui si diceva, ti voglio amare Gesù nel ruggire del leone, nel belato dell'agnellino, nel cinguettio dell'uccellino, nel volo dell'aquila. In ogni creatura della terra vogliamo ricevere l'atto della divina volontà, vogliamo farlo nostro. L'atto della tartaruga è tutta protetta, sta nello guscio e fa che niente possa entrare nel tempio, nella sua intimità con il creatore. Il ruggito del leone, se qualcuno disturba il suo dominio, lui ruggisce. In ogni cosa creata, in ogni animale possiamo trovare, anche nella vita animale del cielo, della terra e del mare, troviamo atti di volontà divina. Chiediamo alla divina volontà di riordinarci anche nel rapporto con tutte le vite animali che stanno intorno a noi. A volte i cagnolini li trattiamo come bambini. No, il cane è il cane. Il cane deve fare il cane, contento di essere cane. E quell'atto ci dice la fedeltà, ci dà tanti esempi, tanti modi. E il modo in cui la divina volontà si vela per dirci la divina volontà, anche se noi siamo spettinati o siamo addotti un giorno, il cane ci vuole bene lo stesso. Magari l'amico o il marito o la moglie dice: mamma mia, quanto sei brutta stamattina. Invece il nostro cagnolino, quando ci alziamo la mattina, o brutto o bello, spettinato, con gli occhiali, grazie divina volontà. È l'atto continuo dell'amore che non cambia, l'amore incondizionato, quanto è bello. L'atto della divina volontà, amore incondizionato che troviamo nel cane, per fare un esempio, no? Con quelli che ci sono più familiari. E allora, per consentire anche a tutto il mondo animale di compiere lo scopo per cui è stato creato, dobbiamo metterci nella volontà divina, perché il cane non ha una libera volontà intelligente. Molte volte quando noi abbiamo degli animali domestici, ah, mi dispiace perché questo animale muore e non verrà in paradiso con me. Allora vogliamo portare con noi tutti gli animali? Allora riceviamo in noi l'atto della divina volontà che sta in tutti questi animali, in tutte queste creature animali. Così che andando in cielo, avendo ricevuto quest'atto con tutto l'amore, la grazia, il nutrimento, la dolcezza, gli insegnamenti che ci ha dato la divina volontà, lo portiamo con noi? È certo allora che la creazione, tutto il creato viene in cielo, lo dobbiamo inglobare, dobbiamo farlo nostro. In questo modo porteremo anche il nostro fido con noi in cielo. Non perché abbia un'anima, ma perché avendo ricevuto l'atto della divina volontà chiamato cagnolino, l'ho fatto mio e ho ricevuto tutto l'amore che Dio mi ha dato in quella creatura, pertanto la porto con me perché è mia, è atto mio. E pertanto il mio piccolo figlio glorificherà e adorerà e ringrazierà in eterno il mio creatore insieme con me. Lo faccio io con lui, per lui. Questo vuol dire eternizzare tutta la creazione, renderla viva, farle compiere lo scopo per cui è stata creata. È stata creata per l'uomo,
che sta al centro, e l'uomo è stato creato per Dio. Allora non vogliamo più esporre, come dice San Paolo, la povera creazione alla inutilità, ma vogliamo lasciarla partorire. Finalmente il cielo può partorire un atto di distacco, di vuoto in noi, e le stelle ci partoriscono, oh, l'atto delle virtù, e la luna ci partorisce l'atto dell'amore materno, e il sole ci partorisce l'atto della divina volontà. Gesù parla delle cose create che sono pregne, gravide di volontà divina. E il vento ci partorisce tutti quegli effetti che abbiamo visto prima, e il mare, e la terra, e tutti gli animali, tutto il creato, in modo che lo prendiamo con noi. Adesso abbiamo fatto questa carrellata, seppur difficoltosa, nella nostra piccola natura umana, nella nostra stanchezza, nella nostra attenzione zoppicante, però ci abbiamo provato con tutto il cuore. E adesso per ognuna di queste cose create possiamo, sappiamo di poter fare una serie di atti. Per esempio, che cosa fa Luisa come primo atto? Varietà degli atti che l'anima può fare. Ti riconosco, figlia mia, il primo dovere sacrosanto della creatura è riconoscere ed adorare la maestà divina in tutto il creato. Addirittura Luisa, no? Piccolina, ragazzina, ancora non sapeva niente, no? Delle verità del vivere nel divin volere. Ma mi colpisce quando lei doveva andava lì a Torre Disperata, nella campagna, e non poteva ricevere la Santa Comunione, perché lì doveva stare un po' di tempo, un po' di mesi all'anno, lontani dalla chiesa, dove lei passava tanto tempo, no? In adorazione, e poteva ricevere la Santa Comunione. E lei, nel cercare il suo sposo Gesù, nel cercare Gesù, si rivolgeva al creato e diceva: oh sposo santo, mi credevo che per me tutto era finito, mentre solo lui tenevo, e mancandomi lui non mi restava nessun'altra consolazione, ma tutto si convertiva in amarissime pene, anzi le stesse creature, le cose create, mi stuzzicavano la pena, in modo che tutte le cose che guardavo pareva che mi dicevano: vedi, siamo opere del tuo amato, e lui dov'è? E allora il pensiero diceva: ah, queste sono le opere del tuo sposo, ah, loro hanno il bene di vederlo, tu non lo vedi, te, opere del mio Signore, datemi notizie, ditemi dove si trova. Luisa cercava Gesù nel creato. Dove si trova? Questo è un suo atto istintivo che fa quando era bambino. Poi quando inizia a entrare negli atti della divina volontà e girare nella creazione, il primo atto che fa dice: riconosco la maestà divina presente col suo atto creatore e conservante in tutte le cose create, e la adoro in nome di tutti. La riconosco e la adoro. Dio è creatore di tutte le cose, Dio ha il dominio divino su tutto. Allora noi, un giorno, possiamo per esempio girare per tutte le cose create e soffermarci soltanto su quest'atto, per esempio. E dice: oggi Gesù, mio Dio, mio creatore, ti voglio riconoscere, voglio prostrarmi e riconoscerti come creatore, come padre, come dominatore, come maestà suprema, in nome di tutti i miei fratelli e sorelle, quelli che non ti conoscono, che ti disconoscono, che ti ignorano o che ti offendono, o che cercano addirittura di negarti nelle stesse opere, nelle tue stesse opere, e ti riconosco per tutti, in nome di tutti. Allora Gesù, mio Dio, ti riconosco nel cielo, ti riconosco nello scintillio delle stelle, ti riconosco nel vento, ti riconosco nel mare, nella luna. Tutte le cose create con quegli atti che abbiamo appena visto, noi possiamo riconoscere la divina volontà. Un altro giorno, per esempio, possiamo mettere il nostro ti amo. Questa è una progressione di atti che troviamo negli scritti di Luisa, perché c'è un ordine. L'atto doveroso è riconoscere la maestà suprema del creatore. Quando lo riconosce, lo si adora, e addirittura gli si chiede perdono per tante disconoscenze o misconoscenze, si inizia a mettere il proprio ti amo, ad amarti,
ricevere e dare. In nome di tutte le creature ti amo, anche in nome delle stesse cose create. Gesù, ti voglio gridare, ti amo nel cielo, affinché nella immensità del cielo, dello spazio infinito del cielo, dei pianeti, delle stelle, tu senta la voce ti amo, ti amo, ti amo, dalle stesse cose create e anche dalle stesse creature. Voglio imprestare voce e ragione alla creazione. Gesù poi, e Luisa a volte diceva, no? Gesù, ma che cosa fa la tua divina volontà in questa cosa creata? Che cosa fa? Come dicevamo prima, Gesù diceva, metti ancora il tuo ti amo, metti il tuo ti amo, perché il ti amo te la rivelerà. Ora, mentre ciò facevo, mettendo il mio ti amo su ogni cosa creata, il mio pensiero ha interrotto il mio ti amo, dicendomi, che stai facendo, Luisa? Che fai? Potresti fare altro? Poi, che cosa? Che granché è questo ti amo? Ed il mio dolce Gesù, muovendosi come in fretta nel mio interno, mi ha detto, che cosa? Che granché è il ti amo per me? Figlia mia, il ti amo è tutto. Il ti amo è amore, è venerazione, il ti amo è stima, il ti amo è eroismo, il ti amo è sacrificio, il ti amo è fiducia. Il ti amo racchiude tutto, coinvolge tutti, la sua origine è eterna, il ti amo è infinito, il ti amo è pieno di vita, di energia, non si stanca mai, supera tutto, trionfa di tutto. La vita del mio ti amo deve essere lunga lunga in te, e il mio fiat che regna in te vi metterà il suggello del ti amo divino. Per chi ha letto un po' gli scritti di Luisa vedrà quante e quante volte lei gira e saltella, saltella con la sua volontà nella divina, sompetta da una cosa creata all'altra, e dice anche di passaggio, devo fare la mia visitina. Per mettere un ti amo. La mia volontà ti aspetta, dice Gesù, per ricevere il ti amo, che è il riflesso del mio ti amo per te. E poi dice, il ti amo dà il diritto di possesso dell'amato e di ciò che appartiene all'amato. Figlia mia, com'è bello il ti amo di chi vive nella mia volontà. Sento l'eco del mio insieme al suo, su tutte le cose create. Il tuo ripetuto ti amo per me sopra ogni cosa creata è la via ed il diritto del possesso. La creazione tutta, nel sentirsi amata, riconoscono te come loro padrona. Il ti amo dà il diritto al possesso. Allora voglio possedere come miei questi atti di volontà divina? Mettiamo tanti ti amo, milioni e milioni di ti amo, e la creazione dirà, sono tua. Il cielo è tuo, è mio. Perché? Perché mi ami. Il ti amo dà il diritto al possesso. Pertanto tutti questi atti diventano nostri, avendoli tempestati con il nostro piccolo ti amo. E quindi dà il diritto al possesso, ci dà anche la conoscenza. Diciamo, Gesù, ma non so bene che cosa stai facendo tu in quel cespuglio. Metti il tuo ti amo. Dal ti amo, Luisa, poi passa ad un'altra attività nelle cose create. Certo, noi possiamo fare una per volta, non possiamo fare tutto ogni volta. Un giro, una volta ci soffermiamo sul ti amo, una volta invece, diciamo, vengo in ogni cosa creata per farti compagnia. Se ti amo, volontà divina, se ti riconosco e ti amo, voglio stare sempre con te, voglio farti compagnia. Fammi vedere, Padre Creatore, com'è che si fa quest'atto chiamato cielo, immensità? Fammi vedere. Voglio farti compagnia mentre lo fai, così imparo anch'io. Apprendo i modi del tuo operare divino, che diventino il mio operare divino. Insegnami a fare questo atto di immensità, di vuoto, di spazio, di purezza. Allora stiamo insieme al nostro Padre Creatore e gli facciamo compagnia in ogni cosa creata. Il Dio creò l'uomo perché gli facesse compagnia.
Non voglio essere solo, ma voglio la creatura in mia compagnia. Voglio crearla per trastullarmi con lei, per dividere con lei tutti i miei contenti. Voglio la compagnia della creatura in ogni cosa creata. Anche dal momento della sua incarnazione, no? Il quinto cesso dell'incarnazione del Verbo è Gesù solo che dice: sono qui perché voglio la compagnia della creatura, non vuoi farmi compagnia? La mia volontà non vuole restare sola nel suo atto, ma vuole la compagnia dell'atto tuo. La mia volontà non si sentirà più sola nelle cose create. E questo, il vivere nel mio volere, non lasciare mai solo il tuo creatore. Allora, ti voglio fare compagnia, voglio stare insieme con te in ogni cosa creata, fare tutto quello che fai tu. Compagnia al nostro creatore. Ti riconosco, ti amo, ti conosco, ti chiedo perdono, ti faccio compagnia. Ah, il ti amo apre il diritto al possesso. Adesso ti possiedo e ti racchiudo. Quante volte Luisa faceva il suo giro e questa volta dice: vengo nell'atto in ogni cosa creata per prenderne possesso. E quindi Luisa prende possesso dell'atto, come abbiamo cercato di fare noi, come abbiamo fatto noi, no? Vogliamo prendere possesso di tutti questi atti perché si possono replicare come vita in noi. Atto di cielo, atto di stelle, atto di luna, atto di sole. Prendendone possesso li internalizziamo, li racchiudiamo. Ecco la causa perché prima, girando in tutte le opere mie, imprimevi il tuo ti amo. Erano le conoscenze delle opere mie che tu facevi ed il possesso che ne prendevi. Il ti amo ce le fa possedere. Ci sentiamo ancora timidi? Ancora che non abbiamo il possesso e la confidenza? Allora mettiamoci altri ti amo. A chi vive nella mia volontà non deve sfuggire nulla di tutto ciò che a me appartiene, anzi, basta che le sfugga una sola cosa per dire che non mi dà tutto l'onore e la gloria che la mia volontà contiene. Quindi non si può dire che la sua vita sia completa in essa se non mi dà il ricambio di tutto ciò che il mio volere gli ha dato. Io devo trovare nell'anima in cui regna la mia volontà tutto e tutti, tutte le cose create, le dobbiamo racchiudere in noi. Quindi consentire alla Divina Volontà di formare la vera creazione di cieli viventi, di cieli stellati, di terra fiorita e feconda, di tutta la creazione dentro l'anima nostra. E in questo modo consentiremo alla creazione naturale di compiere lo scopo per cui è stata creata, come modello per potersi formare in noi come vita divina. Ecco, dopo questo, qui vogliamo racchiudere in uno tanti e tanti giri, però Luisa prende confidenza, no? Prende confidenza e alla fine dice: io ho messo milioni di ti amo, ti faccio compagnia, ti posseggo, ti racchiudo e adesso con questo atto io ci faccio quello che voglio. Che cosa voglio? Venga il tuo regno. È come una scala, un crescendo. Noi siamo partiti dal riconoscere la maestà divina come creatore di tutte le cose, da riconoscere, da chiedere perdono per chi non lo riconosce. Abbiamo adorato, abbiamo chiesto perdono, abbiamo messo il nostro ti amo che ci ha aperto la conoscenza, gli abbiamo fatto compagnia, preso il possesso e racchiuse le cose create. Ci sentiamo con tutta la confidenza per dire: è atto mio, che cosa ci posso fare, quello che voglio, dammi il tuo regno. E allora le stelle gridano: dammi il tuo regno, venga il tuo regno nel sole, venga il tuo regno in tutte le creature, nella rosa, nella tartaruga, nella terra e nella coccinella, venga il tuo regno. Ora, volume 20, dopo il possesso, che altro più grande, più santo, più bello, più portatore di tutte le felicità alle umane generazioni puoi chiedere? In mezzo alle opere mie ed insieme con esse, che venga il regno mio sulla terra? Che altro può chiedere di più grande se non che il mio regno venga sulla terra? Molto più che tanto nella creazione era il regno del Fiat che voleva stabilire in mezzo alle creature.
Pertanto, finalmente, tutta la creazione chiede: venga il tuo regno. Questo lo facciamo con il nostro giro. C'è un altro passo che possiamo fare. Addirittura, cioè, addirittura, a me mi pare abbastanza. Che altro possiamo fare? Oh. Con questa volontà divina che ha la potenza creatrice, il nostro Dio è talmente folle che vuole che la sua creatura crei per lui. È folle, pazzo questo Dio. Se ci metti a sua disposizione la sua volontà, e la sua volontà contiene la potenza creatrice, allora noi possiamo gridare in virtù di questa potenza creatrice: sole mi hai dato e sole ti do, prati fioriti hai creato per me e prati fioriti ti do, tu hai creato un cielo stellato, io con la tua volontà in me ti do il cielo stellato dell'anima mia, ti do i prati fioriti della mia natura fecondata da tutte le tue virtù, ti do il sole, ti creo il sole della tua volontà che sorge nell'anima mia con questo atto preventivo e tanti atti attuali nel corso della giornata. Come diciamo a Madre, a nostra Madre Santissima, pronuncia il tuo fiat e crea in me la volontà di Dio. Allora, infinite crea, tante creazioni spirituali sul modello della creazione naturale. La creatura che crea per il suo creatore è la copia perfetta del suo creatore padre. Non vi ho fatto schiavi, vi ho fatto figli, anzi, come dice il salmista, voi siete dei, figli dell'Altissimo. Siate perfetti come il vostro padre è perfetto. Non potremmo mai in virtù nostra, è impossibile. Però, padre mio, con la tua divina volontà, io prendo la stessa potenza creatrice, mi faccio folle come sei folle tu. Con questa tua potenza creatrice voglio darti tanti soli, ne voglio creare di nuovi, soli di vite divine, di prati fioriti, di mari mormoranti. E questo ha fatto Gesù, questo ha fatto nostra Madre Santissima, e questo ha l'operato dell'anima nella divina volontà. Pertanto, no? C'è questa serie di atti che possiamo fare in ogni cosa creata. Un giorno ci possiamo soffermare con uno, un giorno su un altro, e formano pian piano questa vita, questa formazione di vita divina in noi. Ti riconosco, ti riparo per tutti, ti amo, ti faccio compagnia, ti conosco, capisco l'atto che fai, capisco adesso cos'è l'atto luna. Ti posseggo, ti racchiudo, venga il tuo regno e creo per te. O mio Dio, mio creatore, padre mio, mia vita e mio tutto. Fiat. Continuiamo con il Santo Rosario e continuiamo il nostro giro in eterno, nel tempo e nel